Bene, adesso iniziamo a decorare i frammenti con le perline. Ecco, ho messo nella vaschetta alcuni cristalli, alcune perline Toho e alcune perline da 2 mm in vetro di Boemia. E adesso dobbiamo inserire nel primo frammento innanzitutto il cristallo qui nella parte centrale, nel cerchio centrale, poi via via in tutti i cerchi successivi fino ad arrivare nel lato opposto del frammento. Dopodiché aggiungeremo al primo frammento il secondo con questa successione e utilizzando le perle già montate. Quindi vediamo innanzitutto come si procede con il primo frammento. Allora, ho preso ago e filo, adesso vado a praticare nella parte opposta del mio filo una cappiolina. Questa cappiolina mi aiuterà ad agganciarmi sul lavoro. Ecco, devo iniziare a unire a partire dal cerchio centrale, quindi tiro il filo, inserisco l'ago nella mia cappiolina e tiro. Poi vado a prendere un cristallo dal mio piattino, ruoto il mio frammento e inserisco l'ago nella parte opposta. Tiro il filo. Vuoto di nuovo il mio frammento, mi reinserisco nel cristallo a tornare dal verso opposto e tiro bene. Mi ritrovo nella parte sinistra della mia lavorazione. Dopodiché passo l'ago a partire dal centro, dal lato, diciamo, del mio cerchietto che alloggia il cristallo, a passare sul primo cerchio, vedete? Esco da qui, sul primo cerchio che devo decorare. Faccio una seconda passata e prima di concludere di chiudere il filo, faccio una cappiolina per tirare meglio il filo. Ed il cristallo al centro è inserito. Ora devo inserire le perle in questo cerchietto. Io inserisco 4 perline di vetro di Boemia. Le carico sul mio ago da perlinatrice, eccoli. E poi mi introduco nella perlina di base quartetto che è sull'apice del nostro cerchietto, così. Tiro il filo e inserisco le mie perline di Boemia all'interno del mio cerchio. Dopodiché ruoto il mio cerchio e vado a inserirmi con l'ago in tutte le perline che ho appena montato in questo modo e tiro il filo e mi ritrovo di nuovo nella parte bassa del cerchio. Tirate bene il filo perché le perline devono assestarsi.
quindi faccio un passaggio sulla base del cerchio in questo modo e tiro il filo di nuovo facendo la solita cappiolina. Il mio primo cerchio è fatto. Ora mi devo spostare in quello accanto, vedete? Tolgo le perline dal fronte e passo l'ago alla base del secondo cerchio. Tiro, 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 tiro bene il filo e faccio la mia solita cappiolina. In questo cerchio devo inserire 4 cristalli. Ecco, allora ho montato 4 perline sul lago e adesso mi vado a posizionare nella perlina di base del quartetto che sta all'apice del nostro secondo cerchio e poi tiro le perline e le posiziono all'interno del cerchio in questo modo. Tirate in modo tale che l'alloggiamento sia perfetto. Poi rientro in tutte le perline appena inserite fino a tornare alla base del cerchio. Così. Tiro l'ago e poi passo al cerchio successivo, il terzo, posizionandomi con l'ago alla sua base e praticando una cappiolina a bloccaggio del filo, così. Fate una cappiolina e tirate. Ora nel cerchio grande dovremo posizionare 3 perline di Boemia e un cristallo, quindi montate sul lago di lavorazione 3 perline di Boemia e un cristallo da 4 mm, così. Poi di nuovo fate la solita operazione, inserite l'ago nella perlina di base del quartetto apicale e tirate il filo, permettendo alle perline di inserirsi all'interno del cerchietto. Dopodiché sistemate un pochino le perline perché devono essere diciamo inserite bene all'interno dei cerchi e controllate la sovrapposizione dei cerchi che vengono dopo. Poi ripassate in tutte le perline come abbiamo già fatto e tornate alla base del cerchio. Tra le dita tirate e passate al cerchio centrale, questo, quindi fate la solita cappiolina alla base del cerchio passando all'interno del cerchio e poi all'interno del filo di lavorazione, così tirate e bloccate il filo alla base del cerchio. Nel cerchio centrale vanno inserite 4 perline di Boemia e un cristallo. L'altro e il cristallo, mezzo cristallo da 4 mm. E come vi dicevo durante la presentazione dei materiali, dunque è un mezzo cristallo, ma guardate la luminosità, veramente sorprendente, mi è piaciuto tantissimo. Ora fate lo stesso procedimento che abbiamo fatto finora, inserite l'ago nella perlina di base del quartetto apicale in questo modo, poi tirate bene l'ago e allocate le perline all'interno del cerchio centrale, sistemate bene
cerchi adiacenti in modo tale che sporgano le perline tra un... Vedete com'è ricco? Io trovo fantastico perché il filato e queste perline si mescolano con un equilibrio, una bellezza veramente straordinaria. Allora, poi ripassiamo ancora in tutte le perline. E tiriamo il filo per tornare di nuovo alla base del cerchio. Vedete, non è molto difficile il procedimento, è abbastanza, insomma, immediato, banale. Poi dobbiamo riempire il cerchio successivo a quello centrale, quello che ho scoperto in questo momento. Quindi passiamo di nuovo il filo alla base del cerchio che dobbiamo decorare, tiriamo bene il filo, lasciamo una gappiolina e passiamoci l'ago dentro, blocchiamo il filo alla base del cerchio stesso. E qui, come prima, dobbiamo inserire 3 perline di Boemia. E un cristallo, un mezzo cristallo. Passiamo ancora nella perlina di base del quartetto amicale. Con un po' di pazienza, perché le perline sono le 15.0, sono veramente piccole, in più luccica tutto quanto il contesto e di conseguenza mi rendo conto che la manovra è un po' difficoltosa, soprattutto con le luci della light box. Vi garantisco che è tutt'altro che semplice. Fatelo di giorno questo lavoro, in modo tale che con la luce del sole magari sia meno problematico. Allora, ripassate all'interno di tutte le perline, come già abbiamo fatto finora, riportiamo il filo di lavorazione alla base del cerchio e passiamo al penultimo cerchio, questo. Quindi inseriamo l'ago alla base del penultimo cerchio, tiriamo il filo e passiamo l'ago nella gappiolina finale per bloccare il filo e procedere alla riempitura. Quindi mettiamo sull'ago 4 perline di Boemia, 1, 2, 3 e 4, e inseriamo come nelle volte precedenti il nostro ago da perlinatrici sulla perlina di base del quartetto apicale, in questo modo. Tirate il filo in fondo, posizionate le vostre perline. Ripassate all'interno di tutte le perline per riportare l'ago alla base del nostro piccolo frammento. E passate l'ago con la solita cappiolina di base sull'ultimo cerchio che ci resta da decorare. Passiamo l'ago nella cappiolina, tiriamo, blocchiamo bene il filo e inseriamo nell'ago le ultime 4 perline di Boemia. E quindi passo l'ago, come sempre, nella perlina di base del quartetto apicale. Tiro bene il filo. Insomma, avrete capito che il segreto dell'Ankers cucito con
con l'ago da perlinatrice, che bisogna passare di volta in volta tra le perline e cucire e unire i pezzi e i frammenti. Quindi le perline che abbiamo sul perimetro dei cerchi, abbiamo visto, sono state inserite durante la lavorazione. Quelle al centro dei cerchi le abbiamo inserite ora facendo la cucitura finale, che tra l'altro dovrà poi servire anche a unire i frammenti tra loro. Poi facciamo l'ultima cappiolina a bloccaggio dell'ultimo cerchio ed ecco il nostro frammento luminosissimo, brillante, con tutte le nostre perline. Ora vediamo come si uniscono tra loro i frammenti. A fra poco. Allora vi faccio vedere il polsino, metà polsino in realtà, già assemblato. Vedete i tre frammenti uniti tra di loro? Praticamente l'unione di questo cordoncino di perle laterali e un aggancio che senz'altro non vi sfuggirà qui sulla parte diciamo alta dei cerchi, sia qui che dall'altra parte, uniscono i frammenti tra di loro, lasciando la puntina dell'apice del frammento successivo scoperto il cristallo del frammento precedente e via dicendo. E quindi con questa tecnica noi utilizzeremo un sistema diciamo molto pratico per poter unire i vari frammenti. Adesso vediamo nel dettaglio come dobbiamo procedere. Allora, questo è il frammento che abbiamo appena decorato. Usciamo con l'ago dalla base di questo cerchio, dell'ultimo cerchio che abbiamo decorato. Adesso dobbiamo passare attraverso le perline della parte laterale del cerchio e risalire per un tratto il laterale del cerchio. Quindi dobbiamo inserire l'ago in due perline successive e poi posizionarci sulla perlina che spunta verso l'esterno, questa, la seconda. Ok, a questo punto possiamo agganciare il frammento successivo. Il frammento successivo verrà agganciato nella perlina apicale che si trova nel terzo cerchio a partire da destra. Quindi il quartetto apicale nella parte della punta viene inforcata dall'ago di lavorazione e passata un paio di volte allo scopo di bloccare il filo. Quindi ripassiamo nella perlina frontale poi di nuovo nella perlina del nuovo frammento, così di nuovo nella perlina del frammento precedente, questo modo, nella perlina di nuovo del trittico apicale, dopodiché passiamo l'ago nella perlina accanto del trittico, questa. Poi ci andiamo a inserire nella perlina di base del quartetto. Tiriamo il filo e cominciamo a inserire le perline nel terzo cerchio a partire da destra. Quindi tre perline perché è il terzo cerchio. Quindi
passiamo il lavoro sul cerchio accanto, il secondo a partire da destra. Quindi passiamo il filo alla base del cerchio e tiriamo la cappiolina fino a lasciarne un pochino per permettere un passaggio dell'ago. Dopodiché inseriamo sul filo e sull'ago di lavorazione le nostre quattro perline di boemia. Dopodiché passiamo il filo nella perlina di base del quartetto apicale, passiamo l'ago e posizioniamo le nostre perline all'interno del penultimo cerchio. Ora ripassiamo ancora una volta all'interno di tutte le perline appena inserite. In questo modo sistemiamo il lavoro con la sovrapposizione dei cerchi adiacenti, passiamo l'ago nel cerchio accanto e pratichiamo una cappiolina alla base dello stesso, così passiamo l'ago, inseriamo nel cerchio quattro perline di boemia. Inseriamo come sempre l'ago nella perlina di base del quartetto apicale e alloggiamo le perline all'interno del nostro cerchietto tirando leggermente, quindi ripassare in tutte le perline fino alla fine, fare una piccola cappiolina di chiusura alla base del cerchio . Quindi passare al cerchio di base con un'altra piccola cappiolina. All'interno di questo cerchio inseriamo un mezzo cristallo e posizioniamo l'ago nella parte opposta. Così ripassiamo nel cristallo e ripassiamo di nuovo nel cerchio che lo contiene. Facciamo un'ulteriore cappiolina e quindi ripassiamo nel cristallo e posizioniamoci nella parte opposta del nostro frammento. Quindi passiamo l'ago al di sotto del cerchio appena guarnito e nel cerchio adiacente facciamo una cappiolina e tiriamo bene il filo. Ora siamo pronti per ricominciare ad adornare quest'altra parte del cerchio. Quindi inseriamo nell'ago il nostro quartetto di perline di boemia, passiamo all'interno della perlina apicale alla base del quartetto, siamo l'ago, tiriamo e ripassiamo all'interno di tutte le perline.
quindi siamo rimasti al secondo cerchio, quindi qui dobbiamo inserire 4 perline di Boemia. 1 2 3 e 4 e poi passiamo nel solito punto. Comunque vi consiglio anche di fare un altro passaggio. Se non riuscite ad inserire il filo nella perlina diciamo di base del quartetto, inseritelo al centro, così al centro del quartetto, tanto non, il filo non si vede perché è molto sottile, perché mi rendo conto che la perlina è molto piccola e potrebbe spaccarsi. Quindi passatela al centro del quartetto, tirate bene il filo. Eccolo. Poi ripassate all'interno di tutte le perline, tornate indietro. Naturalmente può capitare che il filo si agganci. E ora stiamo per raggiungere l'altra metà che va agganciata come abbiamo fatto all'inizio, quindi operate di nuovo una cappiolina alla base del terzo cerchio allo scopo di bloccare il filo e poi montate le 3 perline di Boemia e in alto il cristallo da 4 mm. Dopodiché inserite di nuovo l'ago al centro del quartetto, così semplicemente, senza metterlo dentro alla perlina di base, perché è veramente molto piccola e potrebbe rompersi, tanto diciamo che il risultato, come vedete, è identico. Ha lo scopo di bloccare bene le perline e di metterle anche in evidenza. Facendo questo doppio passaggio, le perline non tornano nel fondo del cerchio, diciamo. Poi fate una cappiolina di nuovo alla base di questo cerchio, il terzo, e poi tornate su di nuovo, perché dobbiamo operare l'aggancio con il frammento precedente. Quindi passate attraverso la perlina laterale del quartetto, questa, e poi nella perlina apicale del quartetto. Poi unite i due frammenti passando più volte, come abbiamo fatto prima, nella seconda perlina della parte laterale del nostro cerchio precedente, sovrastante diciamo, e la perlina del quartetto sottostante. Fate un loop di un paio di giri in modo tale che l'aggancio sia solido, insomma.
lavorare di nuovo nella pedina che sta sopra. Di nuovo nella perlina che sta sotto. Ok. Ora passiamo di nuovo all'interno della perlina laterale del quartetto. E poi in tutte le perline, perché dobbiamo procedere alla decorazione del gruppo centrale. Quindi praticate la solita cappionina alla base del gruppo centrale, passate l'ago ed inserite 4 perline di boemia, 2, ed un cristallo da 4 mm. Passate quartetto apicale come abbiamo fatto finora . Verificate voi se vi conviene passare attraverso la perlina centrale o attraverso il foro, direttamente nel foro del quartetto. Dopodiché ripassate di nuovo le perline attraverso tutto il blocco, tornate giù, sistemate bene e riorganizzate i cerchi adiacenti in modo tale che risulti tutto ben sistemato. Fate la cappiolina di base e a questo punto tornate in basso, perché dobbiamo dobbiamo fare queste agganci laterali con queste colonne di perline. Quindi conviene che partiamo dal basso, perché le perline, ecco, partono dal secondo cerchio e vanno nel primo cerchietto del gruppo superiore. Quindi noi partendo dal basso riusciamo a risalire e a fare questa colonna. Poi torniamo indietro e facciamo la stessa cosa dall'altra parte. Ok, quindi siamo in questa posizione, passiamo nel secondo cerchietto laterale, pratichiamo la nostra solita cappiolina e passiamo in tutte le perline al suo centro. Poi inseriamo l'ago nella perlina del quartetto centrale e poi in quella laterale. E poi in quella apicale,
proprio la puntina nella parte alta. Dopodiché inseriamo 3 perline di Boemia alternate a perline di Toho, diciamo. Quindi inseriamo una perlina Toho, una perlina di Boemia, prima, un'altra perlina Toho, una perlina di Boemia, seconda, un'altra perlina Toho, la terza perlina di Boemia e Quindi l'ultima inserite le perlina nostre perline. Toho. Passiamo l'ago nel primo cerchietto del frammento superiore, nella perlina apicale del quartetto al centro del cerchio, e facciamo questa colonna, costruiamo questa colonna. Dopodiché ripassiamo in tutte le perline per tornare Così. indietro e tiriamo bene il nostro filo. Poi ripassiamo nella perlina apicale, ripassiamo nella perlina laterale, ripassiamo nella perlina di base. E poi in tutte le perline al centro del nostro cerchio. Torniamo alla base del nostro frammento. Quindi facciamo una cappiolina alla base del nostro frammento, passiamo l'ago di nuovo nel cristallo e posizioniamo l'ago alla base del secondo cerchio laterale, il secondo cerchio. Dopodiché ripassiamo in tutte le perline del secondo cerchio. Adesso le perline cominciano ad essere piene, quindi se non vi riesce la manovra con tutte le perline, fatene un po' alla volta, perché si comincia a correre il rischio di romperle, perché siamo passati più e più volte in tutte le perline. Ora siamo tornati all'apice, passiamo alla base della perlina del quartetto di base, così, e poi in quella laterale, così, e poi nella perlina apicale, così. Ecco, quindi usciamo da questa perlina e inseriamo nel lago di lavorazione 3 perline di rocca alternate ad altrettante toho, e ci inseriamo nel quartetto del gruppo superiore, quartetto apicale del gruppo superiore, al primo cerchio, in questo modo. Quindi ripassiamo in tutte le perline e torniamo indietro. Quindi ci infiliamo di nuovo nella perlina laterale.
perline a tornare indietro. Ripeto, sicuramente l'operazione sarà difficoltosa a causa del fatto che le perline cominciano ad essere piene, quindi passando e ripassando con il filo, naturalmente, poi tra l'altro sono anche molto tutte molto piccole, quindi il foro più o meno, ecco, abbiamo concluso. Adesso, tornando alla base del cerchio, facciamo un paio di cappioline allo scopo di bloccare il filo. Ripassiamo nel cristallo e facciamo altrettanto nella parte opposta, sempre che per bloccare il filo, insomma, perché la lavorazione è completa. Allora, adesso torniamo con il filo alla base di questo cerchio e quindi riprendiamo la lavorazione per unire l'ultimo frammento, eccolo, che verrà unito con le stesse modalità che abbiamo già visto per gli altri due. Quindi in questo modo avremo i tre frammenti uniti e adornati da tutte queste meravigliose perle e cristalli, e otterremo questo. Il nostro cinturino per l'orologio. Quindi, una volta che abbiamo riassemblato anche il secondo cinturino, ci rivediamo per vedere come si procede con il montaggio finale. A tra poco. Ecco, allora abbiamo proceduto alla decorazione e al montaggio dei tre frammenti. Come vedete, questi sono i nostri tre frammenti 1, 2 e 3, decorati con i cristalli e le perline all'interno di tutti i cerchi e di tutti gli archi, con questi montanti laterali che bloccano il perimetro del cinturino. Fatto il montaggio del cinturino, io ho ritenuto opportuno fare un ulteriore giro lungo tutto il perimetro del cinturino con il filo di nylon per irrobustire la struttura, perché ricordiamoci, è sempre un cinturino da tenere al polso, quindi c'è la necessità che abbia un minimo di resistenza, insomma. Quindi ho fatto un paio di giri passando all'interno di tutte le perline poste sul perimetro del cinturino e in tutto il perimetro un paio di volte, passando e ripassando. Fate attenzione perché le perline, dopo un pochino che si lavora, cominciano a riempirsi, quindi verificate se il passaggio è agevole o meno, cercando di evitare di forzarle troppo, perché si corre il pericolo di romperle. Io ho proceduto al montaggio del cinturino, quindi praticamente la nostra cassa monta questi cerchietti laterali che io ho divaricato con l'aiuto di una pinza, di due pinze, li ho divaricati, e poi al di sotto del nostro cinturino ci sono questi cerchi che sono in evidenza. Ho passato l'anellino al di sotto di questi cerchi che sono un po' più in rilievo rispetto
rispetto agli altri. A formare questo ventaglio che si presta bene per il montaggio della cassa. Dopodiché ho passato la cassa e ho provveduto a richiudere il cerchietto. Spero si veda bene perché qui c'è un brilluccicare generale. Quindi sulla parte frontale il cerchio non si vede più, scompare al di Le sopra. strutture. Al di sotto si vedono i due cerchietti che incastrano a ventaglio i cerchi posti più in evidenza rispetto agli altri. Mi è sembrata la soluzione più semplice, nello stesso tempo anche più funzionale, perché poi alla fine rimane in evidenza soltanto la cassa dell'orologio con i due cinturini laterali. Ora procediamo al montaggio della chiusura. Come vedete qui l'ho aperta, quindi ho messo tre cerchietti di argentati nei pippiolini che sormontano i tre cerchi centrali del nostro frammento. Dopodiché ci ho agganciato la chiusura, quindi ho inserito il primo cerchietto, quindi con l'aiuto della pinza, delle due pinze, sono andata a divaricare cerchietto da 4 mm, poi l'ho inserito nel pippiolino apicale del cerchio laterale, poi ci ho inserito la chiusura e ho proceduto alla chiusura fatto altrettanto con quello centrale, però facendo attenzione ad agganciarlo un po' più in basso, perché la parte centrale del nostro pippiolino centrale è più leggermente più alta. Quindi ho inserito la chiusura anche in questo caso e ho provveduto a richiudere il cerchio. Quindi ho inserito il terzo e ultimo cerchietto con le stesse modalità del primo. Ho passato nel pippiolino. Poi ho passato la chiusura, quindi ho chiuso il cerchietto, l'anellino, scusate. Ho schiacciato bene l'estremità in modo tale che non si riapra ed ecco il nostro orologio. La chiusura alle due estremità, anche questa in modo molto semplice è stata montata. Possiamo vedere chiuso. Il nostro orologio è terminato. Ci rivediamo con il prossimo tutorial dove vedremo sempre il cinturino di un orologio, però un po' più moderno, un po' più particolare, con una cassa più grande, un cinturino più alto, con un gioco di circonferenze molto simpatico. Alla prossima volta.